in diretta dagli studi di Paranet Radio, solo per voi, Ketch e Mayonnaise. Cosa ci vuol dentro? Ketch o Mayonnaise? Ketch e Mayonnaise. Buongiorno amici, buongiorno, buon lunedì, siamo qui io e il mio caro amico Tulli. Sì, volevo solo ricordarti che non è un buongiorno ma è un buonasera, anche perché sono le 9:30, Sergio. Ma chi te lo dice, caro amico Tulli? È capace che domani mattina o domani pomeriggio i nostri amici ascoltatori possono collegarci all'account di Spreaker e ascoltare la nostra trasmissione. Buongiorno, buonasera, qualunque cosa sia, auguriamo a tutti buone cose. Bene, bene, buone cose. Io chiedo scusa un attimo agli amici ascoltatori per questa mia voce nasale, ma sono stato colto, ahimè, da influenza. Ai ai ai, caro amico Sergio. Anzi, non caro amico Sergio, caro Sergio. Sono stato colto da influenza come gran parte della popolazione italiana. E quindi io pensavo di scamparmela quest'anno, ma purtroppo masopigliata. Ah, hai provato a misurare la temperatura interna? La temperatura interna no, preferisco misurare quella esterna e continuerò a misurare quella esterna che oscilla tra i 38 e i 45 gradi, dipende un attimino dai momenti. Ma se vuoi possiamo chiamare Massi, che è comunque laureato in misurazione di temperatura interna, e vedere se riesce a darci una mano e cercare di capire. Sai, in queste cose qua non si scherza. No, assolutamente, ma io guarda, anziché chiamare Massi mi prendo una buona e sana aspirina e domani è passato tutto e avrò di nuovo la temperatura che varia tra i 30 e i 32 gradi, tipo quella di un essere vivente e strisciante. Bene, guarda, il nostro pubblico ti fa un applauso perché... Grazie al pubblico, grazie, perché, grazie. Perché, insomma, vogliamo che tu ritorni online bello, fresco e carico, come sempre, come ti conosciamo. Io ti vedo che sei un po' abbiaccato. Abbiaccato è un incrocio tra abbacchiato e abbioccato. Sì, no? Effettivamente mi rivedo parecchio in questa tua descrizione un po' anomala. Esatto, sì, però, insomma, un po' ho dispiacere. E quindi non vedo l'ora che tu possa, diciamo, recuperare il tuo stato fisico bello pimpante come sempre, come ti conosco io. Ma sì, lo recupererò presto comunque. Bene, siamo partiti, questo è Ketch & Mayonnaise, siamo su Paranite Radio e siamo qui a intrattenervi con la nostra musichina. Sì, con la nostra bella musica, perché comunque mettiamo sempre dei pezzi molto molto interessanti, molto belli, anche pezzi che si conoscono poco, quindi vi lasciamo a questa modestissima canzone dal nome Friction, Imorciba. Imorciba. Is your death? Something is stirring way underneath as people ignite the last burning. Let's see.
Para Night Radio. La passione si sente anche qui. Eccoci qui in diretta dallo studio rosso di San Mauro, che ancora non abbiamo detto, con la trasmissione Ketch e Maionese. Allora, caro Sergio, vedi che mi sono ripreso, mi sono fatto una sciusciata di naso, un goccino di rum, perché il rum, lo dicono anche i dottori, quando sei male, rum, latte rum fa un buon effetto. Allora io mi sono scolato mezza bottiglia di rum, così sono in piena forma e sono tornato tra di voi, cari ragazzi. Mezza bottiglia di rum e un ciuppito di latte, così che ti voglio, caro amico Tullio. Sì, latte rum, il classico ciuppito di latte rum. Allora, di cosa parliamo? Parliamo un po', non lo so, noi di solito improvvisiamo sempre perché nelle nostre trasmissioni ormai abbiamo creato questo format innovativo di improvvisazione, cioè l'improvvisazione teatrale, noi facciamo l'improvvisazione radiofonica. Assolutamente, perché meglio, noi abbiamo provato, cari amici, abbiamo provato. Arrivavamo qua nello studio rosso alle 4 del mattino, sì, di cosa parliamo, sì, di cosa sì, parliamo. Con le occhiaie, sì, cappuccino. Abbiamo fatto scalette e tutto, ma poi alla fine vedevamo che davanti al microfono la cosa bella era proprio andare a muzzo. A muzzo, sì, a muzzo. E quindi fai cisti. Quindi, cosa parliamo? Ma senti una cosa, ma tu ne hai cattive abitudini. Ah, tantissime. Posso fare un elenco? Comincio adesso? Sì, comincio a dire qualche tua cattiva abitudine. Una delle mie cattive abitudini, ad esempio, è quella di avere brutti pensieri. Ai, purtroppo questa è anche una mia cattiva abitudine che sto cercando di scacciare. Però ad esempio, non lo so, ti capita quando una cosa, quando facciamo le nostre serate che ci beviamo i nostri bellissimi cocktail, rum e compagnia bella, ti capita di masticare il ghiaccio? Mi capitava da piccolo. Da piccolo andavo nel freezer, prendevo i cubetti di ghiaccio e li masticavo, sì. Adesso no, invece no. Invece io sì. Cioè, mentre avevo, alla fine mi piace tenere il cubetto di ghiaccio tra la lingua e il palato e poi schiacciarlo coi denti. Questa può essere secondo me una cattiva abitudine. Ad esempio, non so, mangiare le unghie. Le mangi le unghie te? Assolutamente no. Ah, vedi? Io invece sì. Ed è un altro brutto vizio, perché mangiare le unghie non va bene. Perché... Non va bene, io so anche che sotto le unghie si nascondono i peggiori batteri del mondo. Quelli cattivissimi. Quelli con tante gambine, quelli con gli occhietti cattivi che ti guardano dalla mattina alla sera, no? Quelli che fanno vedere la pubblicità del water. Vabbè, adesso non è che puliamo il water con le unghie e poi ce li mastichiamo. Però in realtà, se fossero effettivamente così i batterini che si trovano in giro, come quelli delle pubblicità, saremmo tutti morti. Ma no, io più che altro mi prodigherei per addomesticarli. Ah, possiamo fare una bella coltivazione come si faceva. Come amici hanno fatto le varie coltivazioni di lumache e poi ne hanno creato un business, noi potremmo coltivare questi stupendi animaletti e poi rinchiuderli all'interno di alcune boccette per poi distribuirli, no? Beh, noi abbiamo amici che, a proposito di coltivazioni, non hanno coltivato solo piante vegetali, ma hanno coltivato un sacco di cose, anche spore, piante animali, tutto. Sì. O ad esempio, la postura scorretta. Tu che tipo di postura hai? Io sto elencando praticamente dei vizi che comunque ho, tutti questi vizi qua io li ho e devo cercare di togliermeli, perché sono tutti sintomi sbagliati, sono abitudini che non vanno bene. La postura scorretta è anche una cosa che non va bene, perché va a influire sulla colonna vertebrale, sul tuo aspetto esteriore, sulla tua vita quotidiana. Ma guarda, io generalmente non mi faccio di queste paranoie, perché ho già le mie, pertanto no, non certo, è che certo. Penso a vedere com'è che sto messo sulla sedia, piuttosto se... Insomma, è veramente, guarda, l'unica mia grossa abitudine alle volte è lasciarmi travolgere dai brutti pensieri. Però sai cosa faccio? Cosa fai? Quando vedo che proprio non ci sto più dentro, metti un bel pezzo, te lo gusti e te ne fotti. Esattamente, metto un bel pezzettino, comincio a sentire un po' di musica allegra
e piano piano mi passa tutto, caro amico. Senti, vuoi provare? Senti questa, questo frizzantino nelle vene. Proviamo. Insieme, amici ascoltatori. Adesso cacciamo via i brutti pensieri e vi lasciamo questo pezzo meraviglioso dei New World. Questa è True Fate, signori. True Fate, ovvero due fette. I don't
toute la votre France, d'Europe. Celle que je préfère, c'est celle qui conduit. En auto ou en autostop. Vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Pour tes vacances. Rieccoci qui a parlare di cattive abitudini, che accompagnano quotidianamente le nostre azioni, no Sergio? Sì, cattive abitudini ne abbiamo tante, io non saprei neanche catalogarle, neanche identificarle, talmente ne ho, e anzi, ti dirò di più, non avrei il parametro per capire quali sono le cattive abitudini e quali sono le buone. Esatto, esatto, ma... diciamo, ad esempio, scrocchiarti le nocche delle dita, lo fai te? Sì. Dicono che questa sia una cosa dannosa. Chi lo dice? Lo dicono i medici, però noi... Voglio parlare con me. Noi fondamentalmente ce ne freghiamo di queste cose qui, perché comunque tutte le cattive abitudini noi le portiamo avanti con il nostro sano cinismo, no? Oppure ad esempio lo spuntino di tarda sera. Lo spuntino di tarda sera è una cosa che facciamo sempre, cioè noi dopo le nostre serate, logicamente... finiamo le nostre serate alle 4 e 5 del mattino, cosa fai? Ti viene fame. Salsiccia, crauti, ketch e maionese. Non vuoi mangiarti un bel panino? Scusa, e me la chiami cattiva abitudine? È una goduria che ha allietato i nostri momenti anche tristi. Quindi con il nostro panino noi ci siamo goduti i nostri momenti di gioia nella notte. E quindi io voglio parlare con il medico. Abbiamo un medico in linea? Beh, potremmo chiamarlo un medico e vediamo, facciamo qualche domanda a lui e vediamo un attimino cosa ci risponde. Io chiamo il mio medico di famiglia a questo punto, di cui ho fiducia. Certo. Si chiama Francia di Celle Alberto, è il numero uno, ragazzi. È il numero uno. Bene, facciamo anche pubblicità al medico di famiglia. Sergei. Sì. Ma ad esempio, dormire fra una sveglia e l'altra, cioè questa è una cosa fighissima, perché io ad esempio la mattina mi punto la sveglia a un determinato orario e mi sveglio circa un'ora e mezza dopo il suonare della sveglia, con intervalli da 10 minuti e il cuore che palpita a 1000. Però oramai ho preso questa abitudine. Non ho idea, caro amico, io non so capire quali sono le belle, quali sono le brutte. Adesso proviamo a vedere se il mio medico ha intenzione di intervenire nella nostra trasmissione. Lo chiamiamo e così ci facciamo dipanare tutti i dubbi, eh? Va bene, dai, proviamo a chiamare il medico. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Thank you.
Bene, 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 come dice il nostro amico Tony D nella trasmissione balearica che ieri io ho ascoltato, è stata veramente straordinaria. Straordinaria, sì, 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 loro stanno diventando sempre più bravi, stiamo creando questo gruppo di nuove menti, nuovi DJ che ci stanno dando tante 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 soddisfazioni a tutta la radio, e pian pianino arriveranno altre persone che si uniranno al nostro gruppo e creeremo questa entità, no? Come dire, mega galattica. Sì, questa comune, poi compriamo una collina e andiamo a vivere tutti quanti in questa collina, invitando chi vuole venire a divertirsi, a ballare le nostre musiche, a sorseggiare i nostri dink autoprodotti, no? Certo, e poi all'interno della collina noi scaveremo questa collina, creeremo un agriturismo e all'interno di questa collina creeremo un tempio, il tempio di Paranight Radio, e quindi ci chiameremo Paranight Radio associati ad Amanur. Esattamente, ci associamo e poi faremo anche la TAV, bucheremo la collina. Esatto, esatto. Ci sarà un trenino ad altissima velocità, raggiungerà i 25 km all'ora. Esatto. Questo trenino spinto dalle possenti gambe di Massimo, che ci sta ascoltando in questo momento. Certo. Sarà lui il nostro locomotore che spingerà questo trenino alla velocità come un proiettile dentro la collina fino ad Amanur, dove dall'altra parte ci sarà un'immensa comunità di donne ad aspettare il nostro Massimo, che verrà premiato dalla fatica. Sì, solo che purtroppo, avendo trasportato il trenino da una parte all'altra, non ce la farà e quindi lascerà a noi le donnine. Esattamente, quello è il disegno, caro Massi. Ma se il nostro caro amico Massimo vuole passarci a trovare nello studio rosso di San Mauro, è sempre ben lieto di passare e sorseggiare un room insieme a noi in gradita compagnia. Un applauso, Massimo, ti aspettiamo qui nello studio rosso, vienici a trovare, così anche tu puoi intrattenere i nostri amici ascoltatori come facciamo noi. E poi chi salutiamo? Salutiamo Elisabetta. Elisa, anche tu. Sono mesi, anni, direi decenni che oramai aspettiamo la tua presenza presso il nostro studio. Ci aveva detto che voleva condurre una trasmissione, ma ancora non si è palesata la nostra amica Elisa, ma secondo me ben presto ci verrà a trovare. Palesati, perché così ci divertiamo tutti insieme, anche perché i progettini della radio comunque sotto banco stanno crescendo, perciò certo, insomma, bisogna salire su questo treno nel mentre che va. Esattamente, bene. Io vorrei fare ancora amici, un saluto alla donna silente. La donna silente, vedi come ti è cambiato la tonalità della voce. La donna silente, io amo la donna silente. Beh, certo che ami la donna silente, quindi noi la salutiamo, che questa sera non ci ha deliziato con la sua presenza per motivi vari, e quindi ci sappiamo che ci sta ascoltando. Ciao donna silente, ti amo. Oh madonna mia. Time.
citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia. Una mente fertile, dici alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza. E poi le parolacce che ti lasci campare, che sembrano raccontare il tuo discorso non cuore, con le mamma di Roma che fanno lì dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione. Bene cari amici, rieccoci qua dagli studi di Rossi di San Mauro. Dunque, nel frattempo io e il mio amico Sergio, non devo dire il mio amico Sergio, io e Sergio abbiamo chiamato il suo medico di famiglia per cercare di capire qualcosa di più in merito al discorso delle cattive abitudini. E quindi noi abbiamo in linea il medico di famiglia di Sergio. Buonasera. Pronto, ci sente? Buonasera, buonasera, siamo qui in diretta su Paranet Radio. Senta. Buonasera, sono molto orgoglioso di fare una trasmissione alla radio. Bene, 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 anche noi siamo orgogliosi di aver orgoglioni, soprattutto di averla in diretta sulle nostre frequenze. Quindi volevo chiederle un attimino una cosa. Aspetti che abbiamo qualche piccola interferenza per quanto riguarda la trasmissione, aspetti un attimino. Ok, si stava parlando un attimino di cattive abitudini, no? E volevamo capire, ad esempio, parlavamo un attimino del discorso di mangiarsi le unghie. Cosa ne pensa lei di questo discorso? Ci dia un parere tecnico dal punto di vista medico? Ma guardate, purtroppo non ho ascoltato la trasmissione. E questo è molto male, male, male. Se lei un po' di che cosa stavate parlando, forse riesco a farvi una consulenza. Sì, si sta appunto parlando di cattive abitudini. Volevamo sapere una sua opinione, le ripeto la domanda nel caso non l'avesse capita, sul discorso di mangiarsi le unghie. È una cosa negativa? Cosa può comportare questo tipo di malattia? Perché fondamentalmente è anche una malattia. Ma guarda, se uno si vuole mangiare le unghie, sta bene mangiandosi le unghie, e se le mangi pure, solo che poi chi gli guarda le mani vede uno spettacolo orbito. Beh, certo, certo, non è una buona cosa. Ma invece sullo spuntino di tarda sera cosa mi dice? Ma guardate, se uno ha fame deve mangiare, non è che uno può andare a letto con la fame. Uno se ha fame deve mangiare. Certo, certo che deve mangiare, però comunque instaura tutta la digestione, i problemi al cuore, il peso, il sovrappeso, queste cose qui. Come può risolvere questo tipo di problematiche? Pronto? Pronto? Ai, mi sa che ha abbandonato la discussione il nostro medico. Vabbè, comunque cercheremo magari di ricontattarlo dopo, e quindi noi ci ascoltiamo un bellissimo pezzo dei Doors e ve lo facciamo gustare. A dopo, cari amici. Chicago. She bled on the rise, following me.
shattered on God's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A. Blood screams the brain and chop off the fingers. Blood will be born in the birth of a nation. Blood is the rose of mysterious union. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my knee. Blood in the streets, the town of Chicago. Blood on the rise is following me. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. Applauso la musica brasileira che mi sta dando tanta goduria, tanta soddisfao. Eh sì, la musica brasileira ti dà quel senso di calore, un po' di spiaggia, un po' di cose che ci vorrebbero in questo momento, in questa serata invernale. Assolutamente. Io guarda, mi sto appassionando sempre di più e sto riscoprendo delle sonorità veramente molto inclini a quello che è il mio orecchio, no? Ah, ok, quindi stai spaziando. Sì, sì, sto spaziando e poi devo riconoscere che tutta la musica brasiliana che è uscita negli ultimi, diciamo, 5-6 anni denota proprio una specie di presubenismo, no, da parte di questi artisti che sono proprio presi molto bene. Sì, denota anche comunque un cambiamento proprio strutturale a livello di musica, perché comunque la musica brasiliana sta facendo dei passi avanti molto molto notevoli con queste sonorità molto all'avanguardia. Ma dimmi una cosa, Sergio, vediamo se sei preparato sui vizi capitali. Dimmi quali sono i vizi capitali. Ma che ne so io quali sono no, dimmi quali sono i 7 vizi capitali. Vediamo se te li ricordi. Ma che so, ad esempio, dimmene uno, dai. Io, ad esempio, se ne dovessi avere uno, io sono specialista nell'accidia in questo periodo della mia vita. Ah, nell'accidia. Assolutamente. Quindi un torpore malinconico che inizia a vivere nel compiere opere di bene. No, assolutamente, cioè non riesco a compiere opere di bene, nonostante magari io abbia sentito l'inclinazione tanto tanto tempo fa. E poi sì, sono un po', diciamo, imprigionato nella mia melanconia, ma infatti la musica brasiliana mi aiuta, no? Certo. Io mi identificherei nella gola in tutti i sensi, nella gola perché ho mal di gola, perché come dicevo prima sono stato colto dall'influenza, nella gola perché comunque a me piace mangiare. Noi questa sera i cuochi dello Studio Rosso di San Mauro hanno preparato un banchetto molto prelibato, perché eravamo in attesa della donna silente che non si è materializzata all'interno dello studio, e quindi è rimasto questo banchetto molto molto lussurioso, e quindi torna la lussuria, no, in uno dei 7 vizi capitali. Insomma, comunque sia, di vizi capitali francamente la cosa proprio che mi sento in questo momento è solo l'accidia, perché poi per il resto insomma ira tendo a non averne, non mi piace. La lussuria, bisogna concedersi anche un po' di lussuria in tutti i sensi, nel senso, secondo me anche nelle piccole cose un po' di lussuria personale ci va per rendere più dolce il nostro trascorrere del tempo. Ma io l'unica lussuria che ho è quella nei confronti della mia cara donna silente che ci sta aspettando. Aspettate che mi è caduto un dente. L'ho tolto. Ah, adesso sto decisamente meglio.
Va bene, va bene. Senti, io volevo salutare il nostro caro amico, ascoltatore Cristian Stefanoni, che è un grandissimo artista. Ah, il caro Cristian, sì. Che ci ascolta sempre e che è lì in questo momento che sta ascoltando la nostra diretta. Quindi, caro Cristian, questo è un invito ufficiale a venire a trovarci in una nostra trasmissione. Oltretutto mi hai detto che è anche un bravo musicista. Assolutamente, è veramente un bravo musicista. Ha lavorato con un sacco di artisti molto famosi a livello nazionale, tra cui anche Keja. Ah, okay. A chi piace, sì, magari a non tutti piace, però lui ha lavorato anche insieme a lei ed è un producer anche. Bene. Sì, ma è molto bravo, è stato un mio ex collega di lavoro a cui sono molto legato perché è una persona straordinaria e mi piacerebbe comunque un giorno averla qui ospite. Certo, nella nostra trasmissione. Certo. Bene, quindi cosa facciamo? Mettiamo un applauso per il nostro amico Stefan. Bene. Quindi ci ascoltiamo un altro pochino di musica e poi facciamo due chiacchiere, no? Sì, ci ascoltiamo un altro pochino di musica e poi facciamo due chiacchiere serie su come sta andando un pochettino The Universe. Which are the direction of our universe is enterprise? This is enterprise, this is my off and the night to go for to you and places for the name to go. Baby, I love you. Oh yeah, cari amici ascoltatori, Souvenir to go è talmente difficile andare avanti, ma noi non ci lasciamo abbattere. Mai. Questi sono i Tower of Power. This is Souvenir to go. Souvenir to go. Vedi che l'ho detto bene. Bravissimo. What's getting bad? Cause I could never make you unhappy. Time would come, I'd have to pay for my mistake. I can't blame you for what you're doing to me, girl. Even though my heart aches, your dreams have all come true, just the way you planned it. So I'll just step aside. A helping hand in, cause I could never make you unhappy. No, I couldn't do that, girl. Only wish I could love you so. Makes it so very hard to go. Cause I love you so. So very hard to go.
perché ascolto Paranight Radio? Perché è una radio moderna. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo quei tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a chiaro prezzo la realtà. Eccoci di nuovo qua, caro amico Tulli, posso dirlo caro amico Tulli o non devo no, dirlo? No, dobbiamo più dire caro amico Tulli, caro amico Sergio, diciamo Sergio e diciamo Tulli, perché i professionisti fanno così e noi ci sentiamo dei professionisti. Ma io, è come le cattive abitudini, no? È come privarsi di mangiare il panino salsiccia, crauti, ketch e maionese. Dopo sì, una serata. Sì, 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 sì. Questa te l'appoggio, caro Sergio. Insomma, mi piace a me chiamarti caro amico Tulli. Caro amico Sergio. Bene, fammi parlare un attimino un pochino di quello. Non ho mai parlato di quello che era il mio campo, cioè quello che è la fotografia. La fotografia, quest'arte meravigliosa, che poi non è un'arte, è un modo di espressione, ci sono tanti punti di vista. La fotografia perché comunque io mi occupo di fotografia, voglio fare pubblicità al mio studio www.comunicazioneimmagine.net, andate sul nostro sito, al sito andreadirosa.it, andate a vedere le nostre bellissime immagini e le cose che realizziamo. Perché? Perché c'è un fotografo che si chiama Vincent Fournier, che è un fotografo che praticamente è nato in Burkina Faso e poi si è trasferito da un bel po' di tempo a Parigi e ha realizzato una serie di immagini dal mio punto di vista molto 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 belle. Immagini praticamente che lui ha realizzato dalla Guyana francese, dove partono i razzi Ariane, che sono questi razzi che vengono
circa 35 anni fa iniziarono questi lanci di razzi che poi diventarono sono i satelliti. Mm-hmm. Quindi i satelliti che scorrono sulle nostre teste partono tutti da... Diciamo che il razzo porta il satellite. Porta il satellite, certo. E quindi lui ha voluto creare tutta una serie di immagini molto molto belle e molto affascinanti. E la sua opera si intitola Il lato poetico dello spazio. Perché il lato poetico dello spazio? Perché ha cercato di ricreare quelle che sono, le immagini spaziali sulla Terra, quindi ambientando nella Guyana francese le sue immagini di astronauti e di particolari di tutte le basi missilistiche. E vi consiglio di andarlo a vedere sul suo sito di www.vincentfournier.com, che è un sito molto molto bello, e ci sono delle immagini veramente poetiche, perché è riuscito comunque a creare la poesia nello spazio. Bene, Tuli, se vuoi adesso anche io faccio costruire dai miei marmocchietti un bel razzo, che loro sono capaci. E cosa mandiamo nello spazio? Mandiamo te nello spazio. Ah, vado io nello spazio, ma io sono già nello spazio. Vai tu nello spazio, così puoi fare tutte le foto che vuoi. Poi, se Dio vuole, torni e ce le fai vedere. E se Dio non vuole, non torno. Beh, ti dotiamo di un'apparecchiatura in modo tale che tu, una volta che sei lì, te ce le puoi mandare. Ah, che bella cosa. Almeno le foto arrivano. Ma il panino col ketchup mayonnaise? Quello te lo metto nella saccoccia. Ah, bene, bene. Metti anche un piccolo forno microonde per scaldarlo. Lì vediamo se il razzo riesce a portarti tutto quanto. Sì, senza quello non parto, Questo era
TRMC con un pezzo che si chiama Karaoke, molto molto bello. A me piaceva molto TRMC, piace ancora oggi, tuttora. Poi chissà che fine ha fatto. Non si sa. Ma tu lo facevi il karaoke? Ah, guarda, io l'ho fatto un paio di volte e tutte e due le volte è finita schifo, nel senso che ho vomitato. Che... Ah, sì. Come mai? Cattive abitudini? Cattive abitudini. Per dare il meglio nella prova canora, ho bevuto evidentemente troppe birre. È sboccato mentre cantavi, cioè hai fatto lo sbocco quello di ritmo. Ah! No, mentre cantavo no, però poi insomma, poi l'atmosfera comunque è sempre stata abbastanza triste. Vabbè, era un'atmosfera anni 80, nei locali qua, ricordo c'era la Divina Commedia a Torino, che era un locale storico che andavamo da piccolini. Che comunque dove si faceva karaoke, sì, era una cosa. Oggi è diventata una cosa tristissima. Lo fanno ancora nei paesi asiatici, nelle zone un pochino più depresse del mondo, si divertono col karaoke ed è una goduria sentirli. Si divertono come dei pazzi ancora con il karaoke. Beh, guarda, io allora volevo annunciare una cosa ai nostri cari amici ascoltatori. Cari amici ascoltatori, il nostro amico Sergio annuncerà qualcosa. Allora, volevo dirvi questo, che probabilmente, perché bisogna vedere se riusciamo a, come dire, affrontare tutti quanti i problemi tecnici del caso, probabilmente mercoledì comincerà una nuova trasmissione sulla nostra radio. Ah, wow! Un applauso alla nuova trasmissione sulla nostra radio. E questa trasmissione da chi sarà condotta? Questa trasmissione sarà condotta da me. Ah. Però io non potrò avere in quel frangente lì il gusto che ho nella nostra trasmissione di fare il presentatore stile Rai anni 60, perché dovrò parlare sottovoce. Perché? Perché condurrò la trasmissione dalla stanza adiacente a quella dei miei bambini mentre dormono. Ah, bene, quindi metterai musica soft. Certo, ci sarà musica soft e anche la mia voce dovrà essere necessariamente un pochettino più bassa rispetto a questa qua che utilizzo normalmente insieme a te. Quindi, cari amici ascoltatori, niente, proprio molto. Cari amici ascoltatori! Niente, non potrò niente. Più, non potrò dirlo in quell'occasione lì, però diciamo che mi tolgo un... così, uno sfizio. Un cavillo. Uno sfizio, che è lo sfizio di condividere con i nostri amici ascoltatori una musica che mi piace molto e che noi nella nostra trasmissione non passiamo mai, perché insomma è di un certo tipo. A me piace molto la musica chill out, questi nuovi suoni moderni, musica elettronica, un po' deprimente se vogliamo. Sì, mi piace molto. Diciamo che tu metti, noi sappiamo lo scopo di questa musica, metti questo tipo di musica per fare all'amore, perché essendo innamorato metti questa musica per tutte le persone innamorate, ma anche non, per farle rilassare, no Sergio? Esatto, sì, mettiamola così. È più una musica proprio per rilassarsi un pochettino. Ah, bene, bene. Quindi avremo l'onore di aggiungere al nostro palinsesto una nuova trasmissione. E a breve, comunque, dato che parli della tua trasmissione, parlerò anche della mia. A breve tornerà una nuova puntata del Grande Tuloschi, perché il Grande Tuloschi è tornato dalla Tulandia. È tornato dalla Tulandia. Cosa sta succedendo? Ci sono problemi tecnici di trasmissione? Nessun problema tecnico. Nessun problema tecnico. Il Grande Tuloschi è tornato dalla Tulandia, da Tuli Beach, e farà una nuova trasmissione, sempre la trasmissione di Grande Tuloschi, mettendo della nuova musica rock, la parte rock un pochino più animata per quelli che amano il genere. Beh, guarda, io quello che posso anticipare a voi, cari amici, è che la trasmissione si chiama Paranoid Vibe. Perché Paranoid Vibe? Atmosfera Paranoid, no? Ah. Si chiama Paranoid Vibe e insomma, appunto, ci sarà della musica abbastanza ricercata, cose che insomma io voglio sfidare il vostro Shazam, no? Voglio sfidare il vostro SoundCloud, perché se provate a fargli sentire quella musica probabilmente non trovate gli artisti, quindi è proprio musica che, sapete, alle volte ho la sensazione di ascoltare solo io, però ho il piacere veramente di condividerla insieme a voi tutti. E soprattutto le vostre signorine ve la molleranno. E soprattutto, sì, farete la figura dei fighi, se siete dei maschietti, a far ascoltare i pezzi che manderò in questa trasmissione, e voi, signorine, farete la figura delle fighe facendo ascoltare la Paranoid Vibe ai vostri amici maschietti. Quindi fighe di tutto il mondo,
unitevi e ascoltate le nostre trasmissioni. Bene, io vorrei dare un piccolo assaggio di quello che vi aspetta. Bene. Questo gruppo lo conoscete sicuramente tutti, loro sono i Massive Attack, il pezzo è Live With Me. Se andate su YouTube e vi guardate il video è veramente sì, molto bello. Il video è molto molto bello. Ascoltiamoci questo e poi ritorniamo di nuovo a parlare delle nostre solite minchiate. A dopo. Ritornati qui, siamo di nuovo ritornati qua, siamo in diretta qua su Paranet Radio, questa è Catch and Mayonnaise e se volete comunicare insieme a noi potete andare su Facebook, trovare il profilo della nostra radio Paranet e cominciare a tempestarci di messaggi in chat e noi risponderemo a tutti i vostri messaggini, cari amici. Certo, 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 saremo pronti a rispondere a tutti i vostri messaggini, potete anche chiamarci, potete fare tutto quello che volete, perché stasera noi siamo dediti alle vizi capitali e ai cattivi vizi. Esatto, sì. C'è una nostra ascoltatrice, Elisabetta, che ci chiedeva che cosa avevamo intenzione di fare, no, nei confronti dei,
dei vizi capitali? Beh, noi sicuramente in quanto viziosi, non capitalmente viziosi, ma molto viziosi, vi invitiamo comunque a viziarvi. Certo, viziatevi e viziate. Ad esempio, cara Elisabetta, io ti consiglierei, ma tu so che sei assolutamente pratica a fare ciò, a riempire bene bene la vasca da bagno di acqua molto calda e dopodiché mettere degli oli essenziali molto molto profumati, accendere due candele, mettere un bell'incenso, portare il tuo PC a bordo vasca, oppure senza farlo cadere, telefonino. Oppure il tuo telefono senza farli cadere logicamente all'interno della vasca. Esatto, e poi mettere una delle nostre trasmissioni. Tanto oramai, se tu vai su www.spreaker.com/user/Paranite Radio, oppure semplicemente su Spreaker e poi cerchi Paranite Radio, lì oramai abbiamo realizzato tante di quelle cose che, insomma, ci sarà sicuramente qualche podcast che farà al caso vasca da bagno. Certo, ma anche se tu il bagno l'hai fatto ieri, a noi non ci importa niente. Ti abbiamo chiesto di farlo anche oggi e fatti un bel bagno alla faccia nostra. E poi, dopo che hai finito di fare il bagno e dopo che ti sei asciugata per benino, fattene un altro ancora, cara Elisabetta. E poi gli viene tutte le mani palmate. E vabbè, ma vuoi mettere la goduria, eh? Tra incensi e tutto. Beh, sì, 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 però una bella goduria, magari accompagnata anche a una buona bottiglia di vino. Allora, cari amici, adesso facciamo l'ultimo rush di quelli belli potenti, perché poi dopo il livello della nostra trasmissione comincerà a scendere per accompagnarvi verso la nanna. Certo. Perciò adesso ci sentiamo un po' di sano rock, eh? Questi sono... è un gruppo fantastico, questi sono gli Electric Six. Yes. E il pezzo è Gay Bar. Gay Bar, sì. E dico solo Gay Bar, eh? E non diciamo nient'altro. Ascolta anche tu Paranite Radio e potrai dire ai tuoi amici di aver ascoltato Paranite Radio. Caro amico Tulli, di
cosa volevi parlare ai nostri amici ascoltatori? Ma volevo parlare di un argomento che bene o male ci rappresenta da vicini. Volevo parlare del rugby, perché noi, come noto, siamo appassionati di rugby. E quindi torna il mitico torneo delle sei nazioni di rugby, che da questa settimana ci delizierà con una partita molto molto bella per tutti noi, che sarà Italia-Francia, e poi subito dopo, la settimana successiva, ci sarà Italia-Scozia, quindi un doppio appuntamento domenicale, perché di solito gli altri anni erano appuntamenti nel sabato pomeriggio e tante volte non riuscivamo a seguirli, perché noi anche il sabato prepariamo la nostra trasmissione, no? In modo molto preciso e dettagliato, sì, e sì. Quindi non riusciamo a seguirle, e quindi l'ho detto due volte, non si deve dire, e quindi partirà il sei nazioni di rugby, no? Questo sport bellissimo che noi abbiamo seguito dai campi del rugby San Mauro, e salutiamo tutti gli amici del rugby San Mauro e di tutte le squadre di rugby e di tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che comunque è ancora uno sport sano, uno sport dove non si vedono oramai le porcherie che si vedono nel calcio domenicale. E quindi perché dico sempre e quindi? Vedi, queste cattive abitudini bisogna allontanarle. Non lo so, però ti do un consiglio. Non far notare ai tuoi amici ascoltatori che continui a dire e quindi. No, ma non sono io che lo faccio notare, sono loro che lo fanno notare a me. Ma vabbè, però non durante la trasmissione, te lo fanno notare dopo. Me lo fanno notare dopo, però io, facendolo notare durante la trasmissione, cerco di esorcizzare questa cosa qui. E quindi, caro Sergio? E quindi niente, io mi auguro che tu riesca a contattare nel più breve tempo possibile i nostri contatti del rugby, in modo tale che possiamo ancora fare l'esperienza di andare lì a bordo campo con la nostra radio, con i nostri microfoni, a sentire proprio il rumore del calcio sul pallone. Sì, e intanto ti voglio fare vedere queste bellissime foto sportive di questi atleti, se non atlete femminili. Guarda che atlete che ti faccio vedere, Sergio, guarda che meraviglia della natura, con questi pettorali divini, con questa pelle liscia e profumata. Guarda Sergio, tu non guardi perché ti conviene non guardare. Bene, io ti dedico questo pezzo, allora, visto che tu sei grazie. Ancora giovane, attaccato a quelle rotondità, eh? Bene, bene. Sempre vedevo l'alba, dormivo di giorno e mi svegliavo nel pomeriggio. Ed era sera, era già sera. La notte non mi piace tanto, l'oscurità è ostile a chi ama la luce. Si accavallano i giorni come onde, ci sovrastano le cattive notizie in questi tempi di forti tentazioni. Ci sommergono, dobbiamo seguire la nostra coscienza e le sue norme. Viva la gioventù che fortunatamente passa senza troppi problemi. Vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Uscendo dai locali mi capitava di vedere code di macchine sostare al Parco Ravizza o al Monumentale. La merce era il sesso, compravano sesso e spesso diverso. Viva la gioventù che fortunatamente passa senza troppi problemi, vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Andavamo a suonare nel
nelle sale della Lombardia. E c'era un'atmosfera eccezionale la domenica di pomeriggio. In quelle balere si divertivano a ballare operai e cameriere. Era passata un'altra settimana. Stavo commentando quella meravigliosa canzone tratta dall'ultimo album del nostro grande maestro Franco Battiato, che direi insormontabile, no Sergio? Beh sì sì, però non è che sia da meno questo pezzo dei Mother Heart che è Poster. Assolutamente, assolutamente. Poi, no, però sono due generi differenti. Poi il maestro però, il maestro è sempre un maestro. Comunque lui oltretutto sta facendo una tournée in giro per l'Italia in questo periodo. Sì, una tournée teatrale, e non sarebbe male andarlo a vedere. Peccato che comunque le nostre finanze non ce lo permettono in questo periodo particolare della nostra vita, ma saremo presenti come quell'ultimo bellissimo concerto che siamo andati a vedere insieme. Te lo ricordi? Oh, che meraviglia, me lo ricordo come se fosse ieri. Mamma mia, una delle più belle emozioni provate a un concerto, perché la compagnia era bella. Sì, c'era sì, la sì, donna sì, silente vicino a me che mi teneva la manina, c'eri tu, c'erano i nostri amici, insomma è stato veramente bellissimo. E lui ha dato il meglio di sé. E lui ha dato il meglio di sé, certo. E poi comunque ascoltare un concerto di Franco Battiato è sempre un'emozione irraggiungibile, perché comunque io ne ho visti tantissimi, ho visto più di 10 concerti di Battiato, l'ho conosciuto, sono riuscito a darle anche la mano, l'avevo già detto in altre puntate, ho stretto la mano pelosa del maestro, che all'epoca mi si materializzò con una bellissima scarpa Timberland modello alto, un pantalone a tubino con la svoltina, i suoi occhiali meravigliosi, e non dico il suo viso perché comunque diciamo
l'aspetto fisico lascia un po' desiderare, no? Ma io credo che sia bellissimo comunque, maestro. Soprattutto di profilo. Sembra Dante. Sì, è vero, sembra proprio Dante. Due foglie d'alloro, un cappellino e via. E beh, io sai che cosa farei? Cosa fai? Io sono sicuro che il maestro... Allora, lui sostiene che... è sfiancato dalla musica moderna, no? Però io non posso pensare che il buon maestro non abbia goduto almeno una volta a sentire... Enola Gay. Sì. Certo, no, ma secondo me ha goduto. E allora ascoltiamoci. E godiamo anche noi. E godiamo tutti insieme a voi. Voi, a Chiaccio Maionese, a merci. Vi ricordate quando in una delle nostre scorse trasmissioni vi abbiamo parlato di Graph Search, questo nuovo motore di ricerca che Google ha già reso disponibile a circa 100.000 dei suoi iscritti, soprattutto negli Stati Uniti, e che stanno testando. E come sta andando?
e presto arriverà anche da noi. Bene, qualcuno ha cominciato a recensirlo, ci sono i vari blog specializzati comunque nei social media che hanno già cominciato a capire come funziona, uh-huh. E ci sono, sono usciti fuori dei risultati incredibili, no? Ad esempio, con Graph Search è possibile fare una ricerca di questo tipo. Dimmi. Allora, fammi vedere tutte le donne sposate, cattoliche, a cui piace Durex, sì, la pagina dei profilattici, sì, e a cui piacciono anche i siti di dating, ovvero quelli per trovare le anime gemelle, eccetera. Ah, pensa te. Quindi capisci che insomma, una ricerca impostata in questo modo veramente consente di profilare tutte le persone in base a ciò che noi rendiamo pubblico e disponibile sul nostro profilo. E ti ripongo la domanda: ma secondo te è una cosa positiva o negativa? Ma dopo questa tua, dopo questo tuo approfondimento in questione? Ma guarda, sicuramente è una cosa positiva per chi adora perdere tempo andando a vedere, diciamo, i fatti altrui. Sicuramente è positiva, cioè ogni innovazione, anche se si tratta di Facebook, sicuramente è positiva, sì, però sì, per fare in modo che non diventi negativa nelle vostre vite private, cari amici ascoltatori, bisogna mettere dei filtri. Incominciate a avere dimestichezza con tutte le varie funzionalità che Facebook mette a disposizione per gestire la vostra privacy. Certo. Guarda, io sabato sera, adesso cambiando un attimino il discorso da quello che è il discorso di Facebook, sabato sera ero qua con il mio amico Massimo e abbiamo fatto una splendida cena. Ci è venuta una bella idea, abbiamo detto accendiamo la televisione, questo contenitore che chissà cosa manda. E ci è capitato, questo per dire che è agghiacciante signore, questa cosa è agghiacciante, ci è capitato di mettere su uno dei canali Mediaset e c'era uno show, un talent show acclamato da tutti, che era Italian Ghost Talent, una roba simile, no? Dove c'erano tre giudici. Italian Ghost Talent, perché noi non siamo pratici di TV, no, ma appunto, i nostri amici ascoltatori magari, sì, magari se qualcuno l'ha visto può mandarci indicazioni un pochino più precise. Io vi dico, ho visto solo due o tre personaggi e mi è venuta la pelle d'oca. Cioè praticamente ci sono tre giudici, che poi sono sempre i soliti tre personaggi televisivi, che giudicavano queste persone anonime che si presentavano come talenti, e c'era scusate e c'era praticamente uno che faceva le scorregge con l'ascella, quindi bagnava la manina nella sua pezza bagnata, se la metteva sotto l'ascella e sotto la gamba e faceva queste flautolenze che io uno così non gli avrei mai dato la mano, perché non voglio sapere cosa c'era a livello batteriologico all'interno della sua mano. Ma comunque, tornando a noi, ho trovato veramente l'ennesima trasmissione porcheria diffusa dalla nostra televisione. Non c'è più niente in televisione, quindi ascoltate la radio, ascoltate noi, ascoltate gli altri. Infatti, ascoltate questo, e soprattutto voi, cari amici, che avete qualche anno in più, ma anche voi che avete qualche anno in meno, godete con i Duran Duran. Ma anche voi che avete qualche anno. Per chi se ne fosse accorto, c'è stato un piccolo problema tecnico, ma siamo ancora qua, eh? Assolutamente sì. So soon, just after you're gone, my senses are sharpened, but it always takes so damn long before I feel how much my eyes have darkened. Via things a plane of gun smoke drifting in our room. So easy to disturb with a thought, with a whisper. Hold the careless memory
table, signs of love lie scattered, and the walls break with the crashing weapon. It's not as though, as though you really matter to me. But being close, how could I let you go without some feeling, some precious sympathy far away? Behind a plane of gun smoke, drifting in our room, so easy to disturb with a thought, with a whisper. I think I'd die, I think I'd laugh at you, I know I'd cry, what am I supposed to do? Follow you. Outside the thoughts come flooding back now, I just try to forget you. Ooh, ooh, ooh. So easy to disturb. Paranight Radio, la passione si sente anche qui. Sono esatto. Italia, oddio che oddio, bello, oddio. Ricordi con i Duran Duran, ricordi legati alla nostra soprattutto infanzia scolastica, perché ricordo le nostre bellissime gite in pullman con le nostre compagne di classe, tra cui salutiamo Stefania Rosso, la nostra compagna di classe che abbiamo cercato di vendere. Esatto, esatto. Però a cui vogliamo veramente tanto bene. Un grande, ti vogliamo tanto, tanto un, bene. Un grande bene. Lei metteva sempre i Duran Duran, era una appassionata, veniva con i testi, con i testi, con i testi.
e poi blurry. Ah, adesso siamo nello spazio poetico, nello spazio di rilassamento poetico. Meditativo. Esatto, caro amico, siamo arrivati alla fine, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme ai nostri amici ascoltatori. Ma senti che belle, senti che belle gli uccellini, mi immagino di essere con il grande Tulowski in Tulandia sul suo atollo, circondato da palme e cocchi, e con questo soave cinguettio di uccellini e pieno di... Ma il grande Tulowski cosa ti fa nel frattempo? Niente, mi insegna la sua teoria, nel senso, il grande Tulowski, sappiamo, ricordiamo nella scorsa puntata che praticamente lui ha fondato questa, diciamo, comune di donne, dove lui è solo su quest'isola qui e praticamente lui comunica con queste donne e cerca di, come dire, fondare un pensiero psichico all'interno delle menti di queste donne. Queste donne seguono sempre e solo lui, e lui parla questo linguaggio molto anomalo che solo pochissime persone conoscono, tra cui tu forse sei l'unico a conoscere e riuscire a tradurre il linguaggio del grande Tulowski, però io vorrei andare nel suo atollo per cercare di capire meglio le sue cattive abitudini. Bene, allora, cari amici, dopo questa immagine bellissima del nostro amico Tuli in compagnia del grande Tulowski, cominciamo a scendere vertiginosamente verso la ninna. Sì. Che dite? Beh, direi di sì. Comunque, vedi che pian pianino stiamo diventando bravi a rispettare quelli che sono i tempi tecnici radiofonici. Pian pianino, la prima volta. Vabbè, pian pianino è sempre meglio che... I Rocks con Rocksteady. Steady, my time is all yours, 'cause you saved me. Rock steady. Oh. Push my back on the wall, it's for you, take it all. Mama's running away,
siamo proprio adesso a 100 minuti di diretta, cari amici ascoltatori. Grazie per averci ascoltato. Abbiamo visto che siete stati in tanti questa sera ad ascoltarci. Ci ha fatto molto piacere. Abbiamo visto l'aghetto dello share che è salito vertiginosamente. Eravamo quasi 22 milioni di persone che ci ascoltavano questa sera. È vero, ma a te piace sempre esagerare, però diciamo la verità, non si dice ascoltatori. 15 milioni, dai. Siamo vicini ai 10.000 ascolti, 10.000 ascolti nella nostra radio. Sì, 10.000 ascolti è già un bel traguardo. Ti ricordi un anno fa quando avevamo fondato la radio, non pensavamo mai di arrivare a 10.000 ascolti, vedevamo le altre radio con 10.000 ascolti, diciamo, mamma mia, guarda Sergio, noi quanti ne abbiamo? 120, 130 e noi siamo arrivati a 10.000 e siamo contenti. Magari la prossima settimana sfonderemo i 10.000 ascolti e quindi magari festeggeremo con una buona bottiglia di vino. Nel frattempo volevo fare gli auguri a un nostro vecchio amico, al nostro caro Riccardo Moriniello che compie gli anni. Ha già compiuto gli anni, Ricky, tanti auguri Ricky, ti vogliamo bene perché sei un bravissimo ragazzo, certo. Una bella persona e ti pensiamo sempre. Fatti vedere ogni tanto che ci beviamo una delle nostre solite buone birre insieme. Bene, allora, cari voi. E cari noi. E cari noi. A questo punto vi lasciamo con l'ultimo pezzo di questa bellissima trasmissione, di questa bella diretta che abbiamo fatto insieme a voi. Sì, li lasciamo proprio con un pezzo godurioso, sì, che è un pezzo di un artista italiano, mettiamo un bel pezzo italiano. Lui è Neffa con Aspettando il Sole e tutti noi aspettiamo il sole. E certo, questo è proprio il pezzo della buonanotte. Buonanotte a tutti, cari amici. Buonanotte e a risentirci a prestissimo. Ciao. Ah, una piccola parentesi. Il nostro amico Marco, per quanto riguarda il discorso, dobbiamo mandarle la seconda lettera di richiamo. Marco, ti manderemo la lettera. La tele resta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato e mo' è passato se lo tiene. Piove già da un to', la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me. Un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone. In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è sole intorno. Vada a sé, conto solo su di me, già so che già sai che il ciclo fa quel che sa da fare quando amore non c'è. Devo
frustare perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono, adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se sei l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shop, però non c'è dolore. Ti stendi le tue mani guaritrici su un guaglione mentre sta aspettando il sole. E io oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplendi e scaldami. Io sì, voglio sole. Cerco nuova luce nella confusione. Un guaglione. Oggi non c'è sole intorno. Radio, la passione si sente anche qui.